Eccoci qua, il telegiornale di Telenuova, ben trovati, buon sabato. Cominciamo dunque con la presentazione delle liste per quanto riguarda le prossime elezioni comunali del 5 giugno prossimo. Si vota a Napoli, lo sapete, con 9 candidati sindaco, a Salerno sono 10. Allora vediamo e scopriamo quali, proprio cominciando dalla città capoluogo di provincia. Rien va plus, les jeux sont faits, i giochi sono fatti, non si può più tornare indietro facendosi assalire da dubbi e sospetti. È scaduto inderogabilmente alle 12 il termine per la presentazione delle liste per le amministrative in programma il prossimo 5 giugno. A Salerno, come è noto, saranno 10 gli aspiranti sindaco. Nessuna sorpresa dell'ultima ora, come era intuibile, massiccio il numero delle liste a sostegno dei candidati, soprattutto esorbitante il numero degli aspiranti consiglieri comunali, un vero e proprio esercito. A sorpresa, ma neanche tanto, considerato l'attivismo dei suoi diretti collaboratori, è stato il civico Giuseppe Amodio, della lista Salerno ai Salernitani, il primo a presentare la documentazione necessaria, seguito a ruota da Giampaolo Lambiase, leader della sinistra radicale, candidato sindaco per la lista Salerno di tutti. Poi è stata la volta di Antonio Iannone per i Fratelli d'Italia, quindi la new entry Marco Favella per Popolo d'Italia ed ancora Antonio Cammarota con la nostra libertà. Infine in serata Gianluigi Cassandra. Questa mattina tutti gli altri per un totale, come detto, di 10 candidati sindaco. Da regolamento il materiale è stato consegnato entro e non oltre le 12 di questa mattina presso il Salone dei Marmi del Comune di Salerno, dove si è spostato temporaneamente l'ufficio elettorale solitamente ubicato in via Picarielli. Contemporaneamente alla chiusura dei termini per la presentazione delle liste è scattata anche la mannaia della par condicio, strumento che definire antidemocratico è dir poco che, al netto di tutte quelle che sono le considerazioni sulla moralità dei costi sostenuti in campagna elettorale, di fatto penalizza l'elettorato e soprattutto le TV locali costrette a barcamenarsi tra regolamenti astrusi e burocrati incalliti. E chissà che proprio questa assurda regolamentazione non favorisca ancora di più l'astensionismo, autentica piaga sociale, il vero nemico della democrazia partecipata. Numerosi candidati in tutta la provincia, tanti candidati sindaco anche a Battipaglia, dove c'è stata ressa l'ufficio anagrafe fino all'ultimo per appunto chiudere le candidature. E ci sono poi anche le particolarità di alcuni piccoli centri, in particolare dell'Agro, dove nonostante la poca presenza elettorale ci sono tantissimi candidati. In particolare, pensate, a Sant'Egidio del Monte Albino e a Siano sono ben 5 i candidati sindaco. Cominciamo da Sant'Egidio, vediamo il servizio. Quasi 600 potenziali voti a disposizione per ogni candidato. A Sant'Egidio del Monte Albino presentate le liste di coloro che si giocheranno un posto per il riassetto del civico consesso cittadino. Ben 5 i candidati alla poltrona principale, 58 quelli che si giocheranno un posticino come consigliere comunale. Le liste presentate allo scoccare del termine ultimo delle ore 12 di oggi. I candidati sindaco, in ordine alfabetico, sono Nunzio Carpentieri, Carmine Di Natale, Giovanni Nappi, Luigi Nocera e Anna Pia Strianese. Tutti i candidati sono espressione di liste civiche, tranne quella di Giovanni Nappi del Movimento 5 Stelle. Liste con numerosi giovani al loro interno, pochissimi gli over 55 anni. L'ex sindaco Nunzio Carpentieri presenta come capolista l'attuale primo cittadino Francesco De Angelis, che ne prese il posto dopo che Carpentieri decise di candidarsi alle regionali. Carmine Di Natale si presenta agli elettori con la lista per Sant'Egidio. I pentastellati, capitanati da Nappi, sono gli unici ad aver presentato una lista con 10 componenti invece che 12. Con Sant'Egidio è la lista che vedrà impegnato invece Luigi Nocera, ex deputato, sottosegretario di Stato e assessore regionale all'ambiente. Mentre si chiama Ridefiniamo Sant'Egidio, la lista che vede in campo l'unica candidata sindaco donna, e cioè Anna Pia Strianese. 5 candidati al vaglio degli elettori di Sant'Egidio il prossimo 5 giugno. Sarà una battaglia all'ultimo voto.
Tra poco andiamo a Corbara. Prima, come vi dicevo, Siano. Si vota in 42 comuni della provincia di Salerno e a Siano, come a Sant'Egidio, 5 candidati a sindaco. In ordine di numerazione di lista, questi 5 candidati: Grazia Di Benedetto con Siano 5 Stelle, Giovanni D'Amore con Democrazia Cristiana, Giorgio Marchese con Siano al Centro, Alfonso Leo con Idee Democratiche per Siano e Serenella Tenore con Siano nel Cuore. 3 liste sono composte da 16 candidati al Consiglio Comunale, 2 invece con 15. Ed eccoci a Corbara, dove invece nel piccolo centro appunto di Corbara ci sono 2 i candidati a sindaco. Corbara Liberamente Noi Ci Mettiamo il Cuore, che vede il candidato Salvatore Rino Paucciulo, già in passato sindaco del centro di Corbara, che ha una lista con 10 candidati al Consiglio Comunale, e Alba Corbarese con il sindaco uscente Pietro Pentangelo, anche questa lista con 10 candidati al Consiglio Comunale. Cambiamo argomento, torniamo sulla vicenda vandalismo a Sarno. Prende una durissima posizione il sindaco Canfora, che ha chiesto maggiori controlli in città alle forze dell'ordine. Tra l'altro sembrerebbero le indagini continuare in un senso abbastanza importante, cioè sarebbero stati individuati 4-5 ragazzi, non tutti di Sarno, che potrebbero essere gli autori di queste scritte ingiuriose sui muri della città di Sarno. Dicevo, però, prende una posizione diretta, pesante, il sindaco Canfora, che dice servirebbero schiaffi educativi. Vediamo. Amareggiato e seccato, e in attesa che le indagini facciano il proprio corso, risalendo a chi sta dando di Sarno un'immagine diversa da quella che effettivamente ha, il sindaco di Sarno Canfora prende posizione sugli atti vandalici dei giorni scorsi. Le mura della città imbrattate da balordi, anche se stavolta i messaggi avevano una connotazione politica che lascia riflettere, per certi versi preoccupare, specie dopo le minacce subite da alcuni studenti del liceo classico Caro. Il pensiero del sindaco su questa vicenda è netto, chiaro: meriterebbero schiaffi educativi, ha detto il primo cittadino. Stanno prendendo una connotazione politica, ma di bassissimo livello. Cioè, io credo che stiamo di fronte a personaggi che non hanno nulla da fare dalla mattina alla sera se non imbrattare muri, se non imbrattare teatri, se non fare atti di devastazione a cui sono abituati con le loro menti bacate, perché persone che scrivono a morti i marocchini, persone che scrivono Canfora terrorista dell'ISIS, beh, non c'è una connotazione politica, credo che siano soltanto fenomeni microdelinquenziali di persone che con la testa non stanno bene e che hanno i cervelli pieni d'acqua, ma proprio pieni d'acqua, completamente pieni d'acqua. Io voglio sperare semplicemente che le forze dell'ordine che stanno indagando su questa tristissima storia che si ripete, caso incredibile che si ripete a Sarno, ma non si ripete in altre città dell'Agro, cioè non si verificano ad Angri, non si verificano a Pagani, non si verificano da nessuna parte queste idiozie, questi attacchi alle persone, insomma, invece poi si verificano in questa città in maniera anche reiterata. Hanno iniziato 3-4 mesi fa con qualche scritta, poi vogliono depistare, cioè vogliono che la colpa ricade su persone che già hanno tanti di quei problemi, insomma, e che stracomunitari, insomma. Invece credo che siano proprio fenomeni microdelinquenziali adolescenziali. Poi però in questo si inserisce, va aggiunto, queste minacce che sono state subite dal preside di una scuola, l'Istituto Caro, e da alcuni studenti. Qui, insomma, andiamo anche un pochino su altre vicende, la polizia è dovuta intervenire. Qui andiamo su vicende poi, come dire, di teppismo, di bullismo. Sono da fermare, sono sicuramente da fermare. Qua ci vogliono soltanto schiaffi educativi. È gente scostumata, diciamocelo con molta franchezza, sono semplicemente scostumati, qua ci vorrebbero soltanto grandi ceffoni educativi.
La cronaca, i carabinieri della compagnia di Mercato San Severino hanno deferito in stato di libertà per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini dello spaccio un 41enne del posto, che è stato trovato in possesso di circa 20 grammi di hashish, oltre che di un bilancino di precisione. A Castel San Giorgio, invece, nell'area adibita a fiera settimanale, due pregiudicati di Napoli sono stati intercettati dai carabinieri della stazione, guidati dal maresciallo Michele Di Mauro. Non avendo fornite valide giustificazioni in relazione alla loro presenza, sono stati proposti per l'applicazione del foglio di via obbligatorio. E arrestato per detenzione di droga un salernitano Giffoni Valle Piana. In questo caso a intervenire i carabinieri della compagnia di Battipaglia, guidati dal capitano Eric Fasolino, a finire in manette il pregiudicato Antonio Memoli, 26 anni, nulla facente, mentre sono stati denunciati in stato di libertà la fidanzata di quest'ultimo e un 27enne commesso per concorso in detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. E andiamo avanti, altra notizia di cronaca: non ce l'ha fatta la donna di 43 anni che pesava quasi 400 kg, che era stata trasferita, ricorderete, non senza difficoltà all'ospedale di Nocera Inferiore nei giorni scorsi, e deceduta per insufficienza cardiorespiratoria all'ospedale Scarlato di Scafati. Sposata, senza figli, scafatese, il cuore ha smesso di battere purtroppo nelle ultime ore. Il suo corpo era stato adagiato su due letti, vista la mole del fisico. Parliamo di problemi probabilmente risolti, ma ancora non del tutto, perché parliamo della vicenda degli operai della Global Service a Nocera Inferiore, che si occupano delle pulizie all'interno del Tribunale di Nocera Inferiore. Sembra che il discorso fatturazione sia stato superato. Nell'intanto sono partite delle lettere dal Tribunale di protesta all'azienda per un servizio che non è stato portato avanti nel modo giusto e in via non del tutto totale, ma soltanto parziale, negli ultimi mesi. Vediamo. Risolto? Forse sì, forse no. I dipendenti della Global Service, che si occupano delle pulizie al Tribunale di Nocera Inferiore, sperano di poter tirare presto un sospiro di sollievo. Sono riusciti ad avere rassicurazioni rispetto al trasferimento del CIG, lo strumento tecnico per elaborare le fatture da inviare al Tribunale Nocerino, dalla Corte di Appello di Salerno. L'azienda potrà quindi tornare, a quanto pare, a fatturare percependo quanto le spetta e di conseguenza, dopo aver riscosso, pagando gli emolumenti ai lavoratori, sia gli stipendi arretrati, che ammontano a 7, sia quelli correnti. Eppure ci sarebbe un nuovo intoppo. Dal Tribunale sarebbero partite lettere di protesta all'azienda per un servizio non del tutto efficiente, effettuato negli ultimi tempi, dicono, in maniera non completa. Anche a questo ha risposto il dipendente, sì, Carlo Bianchi. Questo problema è stato risolto dal sottoscritto solo dopo aver ricevuto i recapiti telefonici del dottore Andrea Russo della Corte d'Appello di Salerno e del dottore Marino, i quali si sono subito adoperati rispetto all'argomentazione dell'amministrazione che aveva inviato al Tribunale di Nocera Inferiore a costruire il nuovo CIG, che in effetti è un codice telematico che consente all'azienda di poter fatturare al Ministero, allo stesso tempo di poter riscuotere le fatture. Risolto questo problema, noi ci auguriamo che in tempi brevi possiamo riscuotere tutti gli stipendi arretrati, che sono di 7 mesi circa. Oltre quelle correnti. Tanto pare che c'è una voce che circola di possibili lettere di contestazione da parte del Tribunale, è vero oppure no? Sì, c'è qualcuno, voglio dire, che pur non volendo capire assolutamente il problema, che in 7 mesi non si riscuote lo stipendio, quindi vengono a mancare le esigenze primarie a tavola e quindi non si può vivere, pretendeva che noi svolgessimo il servizio al 100%. Allora, questo non l'abbiamo potuto fare, perché comunque c'erano uno stato di agitazione in atto, ci consentiva solo di svuotare i cestini e di garantire la pulizia dei bagni, ma noi siamo andati ben oltre a questo, soprattutto perché ci teniamo che l'azienda non avesse contestazione e che allo stesso tempo, voglio dire, non si ripercuotesse sulla nostra pelle, perché poi diventava come un cane che si morde la coda. Ci auguriamo che a queste, voglio dire, seppure in minima parte noi le possiamo prendere come minacce, non vengono assolutissimamente fatte queste lettere di contestazione, perché se no vuol dire che tutto il lavoro svolto
fatto dal sottoscritto e dal dottore Andrea Russo e dal dottore Marino va, voglio dire, non va a buon fine, perché poi l'azienda si vedrà bloccate le fatture che deve riscuotere da 7 mesi, con pieno diritto, perché comunque a prescindere da tutto ha garantito il servizio, ha sostenuto dei costi contributivi, dei costi comunque dei materiali per garantire la regolarità del servizio, e quindi a questo punto deve assolutissimamente riscuotere le fatture per metterla in condizione di riscuotere noi non solo gli arretrati, anche i mesi correnti. E ancora ritardo nel pagamento dello stipendio per gli operai della raccolta rifiuti del consorzio Bacino Salerno 1. La denuncia arriva dalla CISL di Salerno e dalla CGL Funzione Pubblica Provinciale, una lettera che è stata inviata al presidente della regione, scusate, De Luca. Si parla dell'impossibilità da parte del consorzio di continuare la normale attività di raccolta, con ripercussioni anche sulla salute dei territori di Angri, Baronissi, Bracigliano, Calvanico, Castel San Giorgio, Cava dei Tirreni, Corbara, Fisciano, Mercato San Severino, Nocera Inferiore, Superiore e Pagani. Chiediamo un intervento immediato sulle problematiche denunciate, scrive Monetta, segretario della CISL di Salerno, che insieme al collega Tortora porta avanti la battaglia dei lavoratori. La origine delle problematiche da attribuire alla forte esposizione finanziaria causata dalla morosità dei comuni soci del consorzio di circa 45 milioni di euro, che nonostante vari procedimenti avviati e definiti in sede giudiziale non erogano risorse per i servizi ricevuti. Paradossale e incredibile il pretesto di alcuni enti che per l'irregolarità del DURC giustificano ulteriori inadempienze nel pagamento dei servizi correnti garantiti dal consorzio in modo ottimale e funzionale, scrivono i sindacalisti. Cambiamo argomento, una partita tutta particolare che vedrà in campo anche poliziotti, infermieri, con un incasso che sarà devoluto per cercare di migliorare le qualità dei servizi del polo oncologico dell'ospedale di Pagani. La partita della vita che si disputerà a Castellammare di Stabia, c'è stata la presentazione a Cava dei Tirreni, vediamo. Un gol per la vita, un gruppo di infermieri, un'associazione di Castellammare di Stabia, che cosa fa? Organizza una partita di calcio fra attori, medici, infermieri e quanti sono disponibili per dare una mano al reparto di oncoematologia dell'ospedale di Pagani. Ho avuto la fortuna di rincontrare Enzo Passero, che è un caro amico e coordinatore di questo gruppo di infermieri che si adopera per iniziative di beneficenza, e quest'anno hanno deciso di programmare una serie di iniziative, cene spettacolo, pranzo spettacolo, partita, per la raccolta di questi fondi da destinare a supporto del nostro reparto, dei nostri bisogni, delle nostre necessità, ad integrazione di quello che può essere la carenza e il deficit pubblico. L'evento, che è l'evento più importante di questo programma di iniziative, è la partita del cuore. La partita del cuore che si terrà a Castellammare sabato 14 al Romeo Menti, nazionale attori e rappresentanti di polizia, di infermieri. Sarà una battaglia all'ultimo sorriso. Il reparto, in particolare insomma, i bambini e le patologie che curano, ci hanno spronato a fare questa diciamo maratona. Chi saranno gli attori? Sempre gli infermieri, sempre tutti noi dell'associazione. Noi abbiamo invitato il 14 maggio i tifosi della UE Stabia, anche perché loro, pur sapendo che i soldi vengono donati a Pagani, faranno uno striscione a favore della beneficenza e quindi staranno con noi. Questo anche perché gli screzzi che ci sono stati a livello calcistico vanno messi da parte, soprattutto quando si parla di beneficenza. Il reparto di oncoematologia è entrato nel vostro cuore, nella vostra mente? Il reparto di oncoematologia
purtroppo lo dobbiamo dire, è entrato nel nostro cuore già da tempo. Vuoi perché tanti amici sono stati curati dal dottore Califano e quindi abbiamo ritenuto opportuno veramente sudare, ma tanto, per organizzare questa maratona, come diceva il mio collega, per portare fondi a loro, perché veramente è un'organizzazione. Io parlo sempre di Califano, perché magari inquadro sempre lui. Avere un comandante, perché l'ho paragonato il primo giorno ad una nave, l'unità operativa, avere un comandante come lui vuol dire che quei passeggeri che hanno la speranza di arrivare in quel porto per la salvezza ci sarà. Una santa messa dedicata a tutte le donne operate di tumore al seno e a tutte le mamme. Sarà celebrata nel santuario di San Francesco a Cava dei Tirreni dall'arcivescovo Soricelli della diocesi Amalfi-Cava. L'evento, organizzato con la collaborazione del dottor Cremone, vuole essere un momento di supplica al Signore per le tante persone chiamate purtroppo a portare la croce dei tumori. Vediamo. Il santuario di San Francesco a Cava dei Tirreni ospiterà oggi la solenne celebrazione dedicata alle donne operate al seno e tutte le mamme. L'iniziativa promossa dal dottor Luigi Cremone punta a riunire insieme tutte le donne colpite dal male e non per un momento di condivisione spirituale. A presiedere la solenne celebrazione Monsignor Orazio Soricelli, arcivescovo della diocesi di Amalfi Cava dei Tirreni, e padre Luigi Petrone. La prevenzione è importantissima, infatti io dico sempre la prevenzione è vita, per cui periodicamente, io dico una volta l'anno, perché questi sono poi i criteri un po' dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, non ogni due anni, ma una volta all'anno, almeno per le donne a rischio, conviene fare la mammografia e la visita. Perché? Perché molte volte rispettando se stesse, e questa è una forma di rispetto per se stesse, uno si salva la vita. Ma dico soprattutto le donne hanno questo obbligo maggiore, perché noi in ogni famiglia la colonna portante di una famiglia resta sempre la donna. Pochi giorni fa ho operato due donne, di cui una donna aveva un tumore ulcerato di 9 cm. Questi sono dei quadri che non bisogna proprio più vedere. Pertanto io dico alle donne, curatevi, perché la vostra vita è fondamentale per la famiglia, ma soprattutto è fondamentale per voi, perché vi dovete amare, e quindi amandosi conviene fare la prevenzione. Il tumore, se preso in tempo, guarisce quasi al 100%, se preso in una fase iniziale. Più il tumore è grande, meno ci sono queste probabilità di guarire, anche se oggi bisogna dire che la scienza ha fatto progressi notevoli, perché ci sono dei farmaci straordinari, per cui abbiamo avuto dei casi in cui già facendo dei farmaci il tumore, prima degli interventi non abbiamo trovato più tumori, quindi significa che la scienza fa tantissimo. E devo dire anche, ritornando al discorso della prevenzione, che ci sono, oltre alla prevenzione, le associazioni sono molto sensibili, organizzano, e io ho partecipato sia a Battipaglia sia a Mercato San Severino, e io ho dato sempre la disponibilità con tutti i miei operatori, con tutti i miei colleghi operatori, di praticare almeno una volta l'anno, fare dell'open day con le varie associazioni. Perché? Perché questo è un modo per avvicinare la gente, per sensibilizzare la gente e avvicinare la gente alla prevenzione. Festa della mamma domani è un titolo emblematico, proprio mamma, per lo spettacolo di chiusura della stagione 2015-2016 organizzato da Arione Comunicazione al Teatro Diana di Nocera Inferiore. Insieme la musica e la voce di Espedito De Marino e la straordinaria voce di Katia Ricciarelli. Il pubblico in sala ha gradito e come, vediamo. Più che uno spettacolo, una vera e propria festa. Katia Ricciarelli ed Espedito De Marino, insieme alla sua orchestra, hanno incantato il Teatro Comunale Diana di Nocera Inferiore, grazie a Mamma. Ultimo appuntamento della rassegna teatrale promossa da Irone Comunicazione. Musiche sublimi, ritmi trascinanti, tanto da coinvolgere anche i presenti, che oltre ad accompagnare con la propria voce gli artisti sul palco, hanno danzato in sala. La serata è stata inoltre dedicata a Gaetano Boffardi, imprenditore nocerino scomparso di recente, che ha da sempre supportato la rassegna teatrale di Airone Comunicazione. È dedicata a Gaetano, che ci guarda da lassù.
Io adoro mia mamma, l'ho adorata, l'adoro ancora adesso perché anche se è morta nel 91 mi dà veramente l'impressione che sia sempre con me, mi è sempre vicina, voglio dire. E quindi il perno della mia vita è stata lei, a lei devo tutto, quindi immagini, io penso che sia stata una donna straordinaria, senza di lei non sarei sicuramente qui a fare questa intervista. Intanto mi dispiace tanto che io non sono mamma e ahimè questa cosa, veramente questo sogno è rimasto nel cassetto, ma va bene, si va avanti comunque. E auguro veramente e mi auguro proprio di cuore che i bimbi quindi comincino presto a capire che cos'è il bene, il male. Devono stare molto vicini a questi bambini perché oggigiorno purtroppo c'è una grande delinquenza e quindi devono avere la massima cura e riguardo nei confronti di questi bambini. Questo auguro alle mamme e pretenderei veramente da loro questo. Però ricordiamoci che anche i figli devono rispettare le madri. E io non posso, ringrazio il cielo che non posso rimproverarmi di nulla perché l'ho veramente adorata mia madre, ho fatto di tutto per lei e lei ha fatto di tutto per me, quindi deve essere una cosa reciproca. La mamma ovviamente per chi l'adora, per chi la ama come tutti noi, insomma, e quando poi in un qualche modo si ammala alle intemperie della vita come tutti gli esseri umani, anche quella tristezza in un qualche modo, quella malinconia diventa gioia, nel senso che il dolore ti fa capire quanto sia importante, quando una mamma sia disposta anche per i figli a soffrire e a soffrire anche tanto. In questo caso la mia mamma in questo momento è allettata in ospedale, però immagino tutte le mamme del mondo, quelle mamme che magari soffrono e non soltanto per le malattie, ma soffrono per i figli in difficoltà, soffrono per i figli senza lavoro, per i figli sotto le schiavitù di questo terzo millennio. In questo senso ci piace immaginare anche la mamma e il dolore intrinseco a quello che è l'amore più grande. D'altra parte, quando immaginiamo la mamma, immaginiamo anche la mamma di Gesù, Maria, che vede un figlio morire sulla croce e quindi ci dà coraggio e ci dà speranza. Per la nostra città è un onore poter ospitare la voce della lirica internazionale, quindi è una conferma di questo luogo che diventa sempre più importante grazie a partecipazioni di prestigio della prosa, della lirica, della musica classica o anche contemporanea. E il Teatro di Ana si conferma un punto di riferimento, grazie anche ad iniziative come queste, come quelle che Aerone Comunicazioni ha promosso di concerto anche con l'Associazione Non Ce La Racconta, con altre presenze che hanno fatto del Teatro di Ana, al di là della sua stagione teatrale, un punto di attrazione per l'intero anno. Pianta per la mamma, l'iniziativa promossa dal Forum dei Giovani di Pagani in occasione della festa della mamma da domani alle 10. Ci sarà dunque un'iniziativa veramente molto interessante per abbellire la città. Vediamo. Una giornata dedicata alle mamme, ma anche alla madre terra. Il Forum dei Giovani di Pagani scende in campo per abbellire la sua città. I ragazzi hanno organizzato l'evento Una pianta per la mamma. Proprio le mamme con i loro bambini saranno protagonisti dell'evento che vedrà Corso Ettore Padovano e la Villa Comunale rifiorire con oltre 700 piantine fornite dal Forum dei Giovani di Pagani ai partecipanti. I bambini e i loro genitori potranno piantare nei luoghi preposti le piantine, ridando vita e colore alla principale arteria cittadina.
Domani saremo in piazza, anzi saremo davanti alla Villa Comunale per il corso con questo evento che si chiama appunto Una pianta per la mamma. Abbiamo scelto questo nome sia per indicare la festa della mamma, appunto, che domani è l'8 maggio, sia per indicare la madre terra, quindi un regalo che noi faremo proprio al nostro paese regalando appunto queste piantine per abbellire sia il corso Ettore Padovano che diciamo le fioriere che ci stanno davanti alla Villa Comunale. Abbiamo procurato queste piantine tramite una richiesta fatta a un'associazione, la GISCO, e stanno arrivando stamattina e domani mattina provvederemo a sistemarle per tutto quindi il corso e la Villa Comunale. Tra l'altro un numero non da poco, quante piantine? Sono circa 700 piantine che metteremo in tutta questa zona, quindi Corso Ettore Padovano e Villa Comunale. Ci aiuteranno i bambini con le proprie mamme, alle quali sarà regalata anche una pergamena con una frase per augurarle, per farle tanti auguri, visto che domani appunto è la loro festa. Vi aspettiamo domani mattina alle ore 10 davanti alla Villa Comunale, Corso Ettore Padovano. Vi aspettiamo in tanti, altre associazioni ci hanno aiutato invitando la popolazione a venire, e io vi faccio un ulteriore invito perché vi aspetto, abbiamo bisogno di tutti voi. Ancora eventi, stavolta parliamo di un premio intitolato a una persona che ha lasciato il segno nella città di Pagani e più in generale nell'agro nocerino sarnese. Parliamo del professor Giuseppe Peppe Caso, che dunque viene ricordato attraverso questo premio, che vedrà impegnati in particolare giovani musicisti. Vediamo.